nostro piccolo agguato a un altro amico, anzi ad altri amici di VenniinTV.it. Oi, oi, Guido Panigada, eccolo ciao qui. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Era un agguato, caro Guido. Sì, lo sono al solito, li fai sempre queste cose. Ho visto che eri impegnato a salutare un amico, a scherzare, a ridere, in attesa di sapere che cosa succederà il 1 gennaio 2017. Ho detto, è il momento propizio per poterlo beccare. Beh, il 1 gennaio 2017 sicuramente ci sarà un po' sbornia, e questo è sicuro. E poi vedremo che cosa si inventeranno quelli dell'Agenzia delle Entrate. Che cosa si inventeranno? Perché non è ancora chiaro. Nessuno ha ancora sicuramente, idea. Sicuramente noi saremo pronti per fornire ai grandi gestori un'applicazione integrata e ai micro gestori una soluzione alternativa. Che ci presenterà Cecilia Daguanno nella giornata di oggi o di domani in modo dedicato. Oh, perfetto, ottimo. Allora sapete già tutto. Non svegliamo ancora nulla, noi sappiamo tutto, ora dobbiamo farlo sapere a loro. Beh, saluta gli amici di VenniinTV.it. Signori, arrivederci, a prestissimo. E io nel frattempo, sempre a sorpresa, vado a beccare altro amico che si chiama Roberto Franza. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Roberto è il consulente del vending. Cosa fai tu per la distribuzione automatica? Diciamo che cerchiamo di far evolvere il mercato verso un vending un pochettino più moderno, aiutando i gestori a capire i numeri, a vedere le proprie cose in modo un po' diverso. Quindi quello che faccio è cercare di vedere il mondo, il nostro mondo del vending, con un occhio un po' diverso, dando consulenza alle gestioni con un prezzo abbastanza basso, direi, e alla portata anche delle piccole gestioni, facendole evolvere, dando loro modo di crescere in modo adeguato in un mondo che va alla velocità della luce. Assolutamente, quello che io cerco di fare nelle gestioni che hanno bisogno, che mi chiamano, è quello di aiutarli, come dicevo prima, a vedere il mondo in modo diverso, cercare di ottenere sempre più efficienza nei giri, nella gestione dei clienti, facendogli anche formazione. È evidente che questo ha un costo e io cerco sempre di fare in modo che il mio costo venga assolutamente ripagato dai miei interventi. So, questo è una risorsa, non un costo. Esatto. Dicono, ma quanto mi costa questo bravo consulente? Pensa quanto ti costerebbe un consulente non bravo. Ecco. Molto di più. Roberto, grazie, avremo modo di vederci anche nei prossimi giorni con i nostri incontri nei corridoi. Ci siamo già incontrati, credo, in poche ore, 4-5 volte, e di conseguenza avremo ancora modo di incontrarci nei prossimi giorni. Chissà che non scappi qualche altra intervista su altri temi. Saluta nel frattempo gli amici di VenniinTV.it, per i quali sei un nuovo volto, per quanto noi abbiamo parlato di te su più numeri della nostra rivista Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica. Grazie a tutti, è stato un piacere parlarti. E allora, dopo Roberto Franza, io continuo, vado a raccogliere altre novità presso stand qui a Venditalia, perché credetemi, c'è davvero tanta gente, ma soprattutto tantissime novità da documentarvi con microfono e telecamera. A tra poco!